Cioè siamo deboli, fragili, capaci, confusi, agitati, paurosi, depressi, angosciati, disperati. Giusto? Cioè il mondo senza Dio è un inferno anticipato. Non si può tirare avanti su questa strada. È la strada del diavolo, è la via della rovina. Satana vuol distruggere le vostre vite, il periodo sul quale vivete. Questo è più che mai all'ordine del giorno, cari amici. Allora, quello che io vorrei dire, e lo dico perché devo dirlo, perché è giusto dirlo, perché la Madonna non può essere qui a parlare e nessuno sente, e nessuno apre gli orecchi, e fanno finta di essere loro i sapienti, i soloni, più della Madonna. Allora io dico, adesso bisogna convertirsi. Adesso bisogna ritornare a Dio. La Madonna ce l'ha detto in ogni messaggio di questo tempo, che bisogna ritornare a Dio. Se non si ritorna a Dio, e chi non ritorna a Dio, non so cosa succederà, ma senza Dio c'è solo la perdizione eterna. Senza Dio non c'è più nessuna prospettiva. Senza Dio non c'è più nessuna salvezza. Perciò io, a questo punto, mi rivolgo, diciamo così, a chi ha in mano le sorti, che la pace e la libertà sono messe in pericolo. Siamo ancora in tempo a fermarci, siamo ancora in tempo a far marcia indietro, cari amici. Adesso preghiamo perché, cari amici, la nostra classe politica e tutta l'Italia dia il buon esempio all'Europa, agli altri paesi, di ascoltare la voce che ci chiama alla conversione, al cambiamento di vita, al ritorno a Cristo, al ritorno a colui che è la via, la verità e la vita. Non ci salva la politica, non ci salva la finanza, non ci salvano gli uomini, ci salva soltanto Gesù Cristo, e che ha mandato qui sua madre. Solo seguendo la Madonna saremo salvi. Sarà lei a salvare il mondo, sarà lei a salvare l'umanità, sarà lei a salvare la Chiesa, ma bisogna rispondere, cari amici, bisogna rispondere.